Com'è iniziata questa attività? Questa attività nasce, la dobbiamo collocare storicamente, perché così riusciamo a capire come diciamo, siamo qui stamattina. Storicamente è successo che, come Coldiretti, nel esattamente anche la data di nascita addirittura mi ricordo, ed era il 3 dicembre del 2000, quando scendemmo per la prima volta in piazza ad incrociare, incontrare i consumatori. Abbiamo fatto un patto col consumatore, nel senso che i produttori assicuravano, rassicuravano e assicuravano al consumatore della genuinità del loro prodotto. Questo grazie a una legge che fortemente ha voluto Coldiretti, che ha cambiato il modo di fare agricoltura in Italia. Si chiama la legge di orientamento. Questa legge di orientamento ha consentito di fare adottare ad ogni impresa agricola, ad ogni coltivatore diretto, la pratica della multifunzionalità. Che significa? Che nell'azienda, che prima era collocata ai margini anche sociali, il coltivatore diretto di qualche anno fa era anche collocato marginalmente negli ambiti sociali, di sdoganarlo, fra virgolette. Sdoganarlo significava porlo in condizione di andare a incrociare il consumatore, di aprirsi. Quindi una delle azioni di multifunzionalità, quelli fra i più, diciamo, quelli ricorrenti e più anche conosciuti, erano sicuramente quello dell'agriturismo, quello delle fattorie didattiche, ma anche la possibilità della vendita diretta. E qui nasce questo progetto di Coldiretti, che è Campagna Amica, che ha interessato una serie di coltivatori che hanno voluto, hanno capito che attraverso questo meccanismo della vendita diretta c'era la possibilità di guadagnare, innanzitutto, perché poi parliamo di imprese, ma soprattutto di avere dignità, perché finché il produttore guadagna, cioè era costretto a portare la merce al mercato, oppure attraverso dei commercianti che si interponevano fra loro e il consumatore, era accaduto che accadeva che c'era una mortificazione anche in termini di guadagni, perché erano davvero molto bassi. E quindi si è deciso di interrompere questa filiera, di accorciare la filiera con la vendita diretta, con i mercati, i cosiddetti farmer market, che noi chiamiamo i mercati di Campagna Amica. Cosa sono questi tagliandini sul tavolo? Allora, rispetto a quello che stavo dicendo, quindi l'evoluzione di questi mercati ha fatto sì, perché nell'ambito di questa legge di orientamento riguardava anche la pesca, perché il ministero è connotato dall'agricoltura e dalla pesca, quindi sono settori similari e ci stanno molte similitudini. La prima fra tutte era quello a cui facevo riferimento prima, anche della dignità dei pescatori. I pescatori che vivono in mare arrivavano, devono portare il pesce al mercato, e anche qui si è avuta l'idea da questa cooperativa, che è la cooperativa Acquamarina, di accorciare la filiera. In che modo? Accorciare la filiera creando un punto vendita diretto. Il punto vendita diretto che, dove ci troviamo, annesso poi anche a una forma di ristorazione. Qui ci sta un ristorante che è collegato alla pescheria ed è proprio sul molo dove attraccano le barche, quindi visibilmente è tutto tracciato. Questo cartellino a cui facevi riferimento non è niente altro che la visibilità, cioè del prodotto. Cioè tu, su ogni prodotto, che sia esso pesce oppure ortaggio o formaggio, ci deve essere obbligatoriamente, nell'ambito di questo progetto Campagna Amica di Coldiretti, la tracciabilità del prodotto. Quindi noi troviamo il prezzo, troviamo il prodotto, l'origine, da dove viene, e la varietà. Com'è riuscito a coinvolgere più persone? Più persone, perché in effetti all'inizio, tornando un attimo a come nascono i mercati della vendita diretta, non è stato semplice, perché era un approccio abbastanza particolare. Quando parliamo di progetto di Campagna Amica, era soprattutto un progetto culturale, e mai ovviamente per tradizione i coltivatori avevano questi approcci diretti col consumo. Ma non solo, perché noi con i progetti di Campagna Amica partecipiamo anche a degli eventi culturali importanti, cioè si conoscete i concerti di Villa Guariglia, quando si fa teatro, ci siamo anche noi ci sono i coltivatori con i loro gazebo a vendere il prodotto, ma soprattutto a spiegare anche sul palco dei concerti, a dare notizia di sé e del proprio prodotto. Questo però, notizia di sé, significa dare notizia del territorio di provenienza.
Quali motivi l'hanno spinta a intraprendere questa iniziativa? Loro, i pescatori, hanno sulla scorta di questo chilometro zero, vedendo la riuscita di questo chilometro zero, quindi la vendita diretta dal produttore al consumatore, si è trasferita lo stesso modello, lo stesso format con la pesca. Quindi la spinta è stata soprattutto anche economica, naturalmente, perché poi noi parliamo di imprenditori anche nella pesca, anche se sono singoli pescatori riuniti in cooperativa, però hanno ritenuto opportunamente che vendere direttamente il prodotto, andare ad un contatto diretto con il consumatore, significa innanzitutto far conoscere anche le specie che sono nei nostri mari e far conoscere appunto la validità di un progetto di accorciamento della filiera, quindi un guadagno che va direttamente nelle tasche dei pescatori e non passa attraverso due o tre intermediazioni che comunque abbattono il prezzo, cioè, e i costi ma per i commercianti, non per il consumatore o per il pescatore produttore. Vi è sicurezza e affidabilità in questi prodotti? Sicuramente sì. Nel caso per esempio del pesce, visto che ci troviamo qui, ogni pesce deve avere, anche oltre questi cartellini che abbiamo fatto vedere di Campagna Amica, ma una tracciabilità che è obbligatoria per legge, quindi noi vediamo il pescato, che tipologia di pesca è stata fatta, quando è stato pescato, tutto codificato, in modo che immediatamente ci sta un controllo, la possibilità di controllo anche da parte delle autorità di riferimento competenti per la materia di assicurarsi la tracciabilità dei prodotti. La vendita diretta è quella che si fa dalla barca alla pescheria direttamente, senza gli intermediari, e così è garantita sia la provenienza del prodotto sia la qualità del prodotto. E da cosa è nata questa cooperativa? È nata proprio da questa esigenza, garantire la provenienza del prodotto e garantire la fiscalità, perché noi abbiamo delle problematiche nella pesca che si sono protratte negli anni. Comunque il Miglio Zero è un'idea che noi abbiamo avuto per dare una vendita diretta, e il Miglio Zero è proprio una questione di dignità per i pescatori, dignità perché è un mestiere che sta scomparendo e noi stiamo cercando di dare una prospettiva e una redditività a questo mestiere, in modo da avvicinare i giovani al nostro che è un antico mestiere che stanno abbandonando, perché a Salerno i pescatori da 600-700 siamo rimasti 50-60 pescatori professionisti. È un mestiere molto duro, tieni presente che le nuove generazioni si ritirano alle 3 alle 4 di mattina, invece il mestiere del pescatore inizia proprio dalle 3 alle 4 del mattino. È uno dei mestieri più duri al mondo, è un mestiere che richiede molto sacrificio, il pescatore oltre a essere un mestiere deve essere una passione. Eccoci qui nella cucina di Miglio Zero con lo chef Rosario Scaramella. Cosa sta cucinando oggi? Oggi stiamo facendo dei tranci di gallinella, di scorfano, e qualche pezzo di sgambo, qualche pezzettino di seppia, facciamo così con un mare mondi con i funghi porcini. I prodotti da lei cucinati sono appena pescati e freschi? Sì, questi sono arrivati un paio d'ore fa, 2-3 ore fa sono arrivati. Questi sono pesci pescati al largo di Positano, che poi sono pesci di profondità, cioè noi abbiamo delle barche nostre che pescano a Positano e fanno questa pesca qua, di questo prodotto. È importante garantire la genuinità dei prodotti? La prima cosa è la genuinità. La genuinità e la tracciabilità. Noi, il Miglio Zero nasce proprio per questo, per valorizzare i nostri prodotti campani specialmente. Noi siamo una cooperativa di pescatori, le nostre barche arrivano la mattina qui alla pescheria, al punto vendita, noi vendiamo alla minutola, diciamo, facciamo la spicciolata e poi io da quest'altro lato faccio come una degustazione. Noi non siamo ristorante, noi facciamo, io il pescato fa il menù, io quello che ho pescato quello faccio. Se domani stanotte fa cattivo tempo, le mie barche non vanno a pescare, io sto chiuso sia alla pescheria che al ristorante. Questo è il Miglio Zero, noi non siamo né pescheria né ristorante. Qual è la risposta dei salernitani? È stata una grande risposta, è
è stata una grande risposta e non a caso noi qua abbiamo avuto sia linea blu che linea verde, quindi non è che sono venuti così a caso, proprio perché questa è una cosa che sta funzionando, ne stanno parlando in tutta Italia, perché abbiamo fatto l'inaugurazione ad ottobre con le luci d'artista, quindi noi abbiamo avuto da Trieste a Palermo, qua ci sono state sempre gente da tutte le parti d'Italia e ci chiamano ancora. Infatti non a caso dopo linea blu il 2 dicembre, il giorno dopo da Messina mi hanno prenotato due tavoli, uno da 8 e un altro da 9 posti, perché la gente ha visto e ha capito, e infatti ancora oggi arriva gente, mi ha mandato, capisci? Questa è una cosa che funziona. Dall'esperienza del vinile, che negli anni ha guardato sempre più alla cucina contemporanea, abbiamo deciso, nel segno della passione e della ricerca, di lavorare su un'idea progetto a noi molto cara, il mercato. Tutto parte da qui, dalla nostra terra, dalle nostre radici e dall'incontro con Antonio, che dopo un lungo periodo trascorso in America, ritorna per condividere con noi questa idea. Oggi prepareremo un classico spaghetto alla nera, no? Un piatto tradizionale della cucina amalfitana, della costiera amalfitana, un piatto che risale, si dice, tra gli anni 50 e gli anni 70. Le zucchine, che appunto sono è una verdura di stagione, aglio, olio, del parmigiano, basilico, e noi usiamo per dare quella nota un po' più salata e anche un po' più piccante del caciocavallo alpino. Did you see some local foods? Yes, we've just had a very nice lunch. Seafood. What else have we had? We haven't been here very long, so only a couple of days. And which is your favorite one? Again, question? Your favorite food. First food here was mackerel, fish, mackerel. And your favorite? As it's our first meal, it would have to be our favorite. Did you eat pizza? Do you like it here? Not yet. No, we do like pizza. Yeah. What about the city? Do you like it? Yeah, the old town, mostly the old town and the harbour sites, and up the Giardino di Minerva, belle, Duomo, molto belle. Did you savor some local foods? No, not really. We just had, as you see, we just had sandwiches, and we eat in some restaurants, but not. Yeah. Okay, pasta. Sì. And pizza. Pizza anche sì. So, which is your favorite one? Yes. First visit, you mean? Pizza. Pizza. Oh, in Holland we eat pizza, but not that many. They're better here. Pizzeria and even Japanese and Mexican. I haven't eaten any. I'm trying to pick a place to have like a late lunch, a very late lunch. Yes. And hard to choose. I mean, there's so many things to choose from. I walked along the shore, then it was just endless. Now, is it this one? Is it that one? So spoiled for choices. And which is your favorite one that you see? Food? Yeah.
I am very, very, very fond of lasagna, but I think it's too hot today to eat lasagna. It is, and I just had a tour in Sicily, so we had a lot of seafood. So I'm trying to stay away from seafood and have something else. Okay. Tell me, what's the best thing to do or to eat in Salerno? What do you recommend? Did you eat pizza? Yes, I like pizza. How is it here? Not in Salerno, so what would you recommend? It's something that we don't have in North America. North America started in the 1500s. Things were well established already in the 1500s here in Salerno. So we have none of this history behind us. Yes, a lot of history. And did you savor some local food? Pizza, fish, lovely fish. Mm? Which is your favorite one? Mm-hmm. Which is your favorite one? Your favorite food that you ate here? I had bluefish, which I really liked. What else have we had? Clams. Mm-hmm. Pulpo. Pulpo, yeah. Mm-hmm. And burrata mozzarella. The big, beautiful. The buffalo, buffalo cheese. Yeah, Mozzarella. Okay, yeah. And your favorite one? Mm-hmm. Yes. Yeah. Mozzarella. Yes. Yeah, buffalo mozzarella. It's our first time. Yes. Yeah. Did you eat pizza here? No. That's tomorrow. Yeah. Okay. You'll have to compare it to the United States, of course.